Adesso invece ci spostiamo a Washington, dove la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha lanciato un nuovo allarme sull'aumento dei flussi migratori a causa della crisi del grano legata al conflitto in Ucraina. Sentiamo la corrispondente Lucia Goracci. Adesso arriva. Nell'incontro col segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas, la ministra Lamorgese parla di cooperazione contro le mafie e di immigrazione. È urgente sbloccare il grano ucraino. I migranti indotti da quella crisi in testa Tunisia e Libia stanno già arrivando. Occorrono sinergie, come con i profughi ucraini. Noi abbiamo detto questa è l'Europa, io in particolare ho pensato questa è l'Europa che vorrei. Noi con i paesi del Mediterraneo abbiamo portato avanti una strategia che ha visto il 10 di giugno approvato in Europa il testo sulla la relocation. La lotta alla disinformazione delle autocrazie come Russia e Cina e una maggiore integrazione di intelligence anche nella cybersicurezza negli incontri a Washington del COPASIR. Nessuna lista di proscrizione di sospetti filorussi in Italia, dice il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nessun intelligence sui cittadini, ma esistono le fake news. Arte a farci credere cosa? Che le nostre democrazie sono deboli, che i loro sistemi autoritari sono più efficaci e che la loro narrazione è quella di non di una guerra, ma di una missione di liberazione in Ucraina. Tutti ci rendiamo conto di quello che invece sta accadendo e di quale sia la verità.